A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena Pasqua da Orazio Coclita al microfono, da Alberto Giovernetti alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi infatti è mercoledì 3 aprile, quella odierna e la prima udienza per questo mese. Stamane Papa Francesco, proseguendo le sue catechesi sulle virtù, parlerà della giustizia, che è la virtù sociale per eccellenza, la virtù del diritto che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone. Ma sentiremo cosa dirà a riguardo tra poco il Pontefice. Il Pontefice che ormai da alcuni minuti ha fatto il suo ingresso qui in piazza, a bordo della Jeep bianca, va incontro ai circa 20.000 partecipanti, pellegrini, lungo le corsie transennate tra lo sventolio di fazzoletti, lo scrosciare delle grida, le sentite in sottofondo, e baci, anche qualche bacio lanciato da lontano, e qualche lacrima di commozione. Il Papa dal canto suo saluta, sorride, benedice e bacia anche i bimbi che vengono sollevati dai gendarmi. E lo spettacolo di sempre nelle udienze generali del mercoledì. E la scorsa settimana il Pontefice ha parlato della pazienza. Essa, ha detto, riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. Ed è proprio nella passione che emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire, ha proseguito Papa Francesco la scorsa settimana, che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. Spesso siamo carenti di pazienza, di essa ne abbiamo tanto bisogno come della vitamina essenziale per andare avanti, ma ci viene istintivo spazientirci, rispondiamo al male con il male. È difficile, sono ancora parole di Papa Francesco, è difficile stare calmi, controllare l'istinto, trattenere brutte risposte, disinnescare litigi e conflitti in famiglia, sul posto di lavoro, nella comunità cristiana. La pazienza non è solo una necessità, è una chiamata. Se Cristo è paziente, il cristiano è chiamato ad essere paziente. Ciò chiede di andare controcorrente rispetto alla mentalità oggi molto diffusa, in cui dominano la fretta, il tutto subito, dove anziché attendere che maturino le situazioni, si spremono le persone pretendendo che cambino all'istante. Di pazienza parleremo, e non soltanto di pazienza, ma anche della virtù della prudenza, questi temi già trattati da Papa Francesco, parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, lo faremo in compagnia di due ospiti. È il Pontefice sceso dal Jeep, in questo momento sta salutando i colleghi che hanno il compito di annunciare nelle varie lingue, il compito di annunciare i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi del mondo. Sono tantissimi, come al solito, i pellegrini delle diocesi italiane. Il gruppo più numeroso è composto da ragazzi provenienti dall'arcidiocesi di Milano, sono oltre 5.000.
i presenti in tutto sono 20.000. Ancora un applauso per Papa Francesco, che sta raggiungendo la sede tra poco con il segno della croce, darà inizio a questo consueto incontro settimanale, l'udienza generale. Ecco, io mi fermo qui e non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Ci ritroveremo alla fine. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Libro dei Proverbi. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. La violenza dei malvagi li travolge, perché rifiutano di praticare la giustizia. Chi ricerca la giustizia e l'amore troverà vita e gloria. Parola di Dio. Lecture du livre des Proverbes. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Les méchants seront victimes de leur violence, car ils refusent d'agir selon le droit. Qui poursuit justice et fidélité trouvera la vie et la gloire. Parole du Seigneur. A reading from the book of Proverbs. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. The violence of the wicked will sweep them away because they refuse to do what is just. Whoever pursues righteousness and kindness will find life and honor. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. Gerechtigkeit üben und Recht ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer. Gewalttat reißt die Frevler hinweg, denn sie weigern sich, das Rechte zu tun. Wer nach Gerechtigkeit und Güte strebt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Proverbios. Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios. La rapiña de los malvados los arrastra a ellos mismos, porque se niegan a practicar el derecho. El que va tras la justicia y la fidelidad encontrará vida, justicia y honor. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Provérbios. A prática da justiça e da equidade é mais agradável ao Senhor que os sacrifícios. A violência arrasta os ímpios para a ruína, porque recusam praticar a justiça. Aquele que procura a justiça e a misericórdia conquistará a vida, a justiça e a glória. Palavra do Senhor.
قراءة من سفر الأمثال. إجراء العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. عنف الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء الحق. من سعى إلى العدل والرحمة يجد الحياة والعدل والمجد. كلام الرب. Czytanie z Księgi Przysłów. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Przemoc złoczyńców ich porywa, bo nie chcą przestrzegać prawa. Kto szuka prawości i miłości, znajdzie życie, prawość i chwałę. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, buongiorno. Eccoci alla seconda delle virtù cardinali. Oggi parleremo della giustizia. È la virtù sociale per eccellenza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica la definisce così. La virtù morale, che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. Questa è la giustizia. Spesso quando si nomina la giustizia si cita anche il motto che la rappresenta, «unicuique suum», cioè a ciascuno il suo. È la virtù del diritto che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone. È rappresentata allegoricamente dalla bilancia, perché si propone di pareggiare i conti tra gli uomini, soprattutto quando rischiano di essere falsati da qualche squilibrio. Il fine della giustizia è che in una società ognuno sia trattato secondo la propria dignità, ma già gli antichi maestri insegnavano che per questo sono necessari anche altri atteggiamenti virtuosi, come la benevolenza, il rispetto, la gratitudine, l'affabilità, l'onestà, virtù che concorrono alla buona convivenza delle persone. La giustizia è una virtù per una buona convivenza delle persone. Tutti comprendiamo come la giustizia sia fondamentale per la convivenza pacifica nella società. Un mondo senza leggi che rispettano i diritti sarebbe un mondo in cui è impossibile vivere. Assomiglierebbe a una giungla. Senza giustizia non c'è pace. Senza giustizia non c'è pace. Infatti, se la giustizia non viene rispettata, si generano conflitti. Senza giustizia si sancisce la legge della prevaricazione del forte sui deboli. E questo non è giusto. Ma giustizia è una virtù che agisce tanto nel grande quanto nel piccolo. Non riguarda solo le aule dei tribunali, ma anche l'etica che contraddistingue la nostra vita quotidiana. Stabilisce con gli altri rapporti sinceri, realizza il precetto del Vangelo con cui il parlare cristiano deve essere sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Le mezze verità, i discorsi sottili che vogliono
raggirare il prossimo le reticenze che occultano i reali propositi non sono atteggiamenti consoni con la giustizia. L'uomo giusto è retto, semplice, è schietto e non indossa maschere. Si presenta per quello che è, ha un parlare vero. Sulle sue labbra si trova spesso la parola grazie. Sa che, per quanto ci sforziamo di essere generosi, restiamo sempre debitori nei confronti del prossimo. Se amiamo è anche perché siamo stati per prima amati. Nella tradizione si possono trovare innumerevoli descrizioni dell'uomo che è giusto. Vediamone alcune. L'uomo giusto ha venerazione per le leggi e le rispetta, sapendo che esse costituiscono una barriera che protegge gli inermi dalla tracotanza del potente. L'uomo giusto non bada solo al proprio benessere, ma vuole il bene dell'intera società. Dunque non cede alla tentazione di pensare solo a se stesso e di curare i propri affari, per quanto legittimi, come fossero l'unica cosa che esiste al mondo. La virtù della giustizia rende evidente e mette nel cuore l'esigenza che non si può essere un vero bene per me se non c'è anche il bene di tutti. Perciò l'uomo giusto vigila sul proprio comportamento perché non sia lesivo nei riguardi degli altri. Se sbaglia, si scusa. L'uomo giusto si scusa sempre. In qualche situazione arriva a sacrificare un bene personale per metterlo a disposizione della comunità. Desidera una società ordinata dove siano le persone a dare lustro alle cariche e non le cariche a dare lustro alle persone. Aborrisce la raccomandazione e non commercia favori. Ama la responsabilità ed è esemplare nel vivere e promuovere la legalità. Ancora, il giusto rifugge comportamenti nocivi, come la calunnia, la falsa testimonianza, la frode, l'usura, il dileggio, la disonestà. Il giusto mantiene sempre la parola data, restituisce quanto ha preso in prestito e riconosce il corretto salario a tutti gli operai. Un uomo che non riconosce un giusto salario agli operai non è giusto, è ingiusto. Nessuno di noi sa se nel nostro mondo gli uomini ingiusti siano numerosi oppure rari come perle preziose. Ma sono uomini che attirano grazia e benedizione sia su di sé sia sul mondo vivo. I giusti non sono moralisti che vestono i panni di censore, ma persone rette che hanno fame e sete della giustizia, sognatori che custodiscono in cuore il desiderio di una fratellanza universale. E di questo sogno specialmente oggi abbiamo tutti un grande bisogno. Abbiamo bisogno di essere uomini e donne giusti e questo ci sarà felice. Grazie. Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui de la seconde vertu cardinale, la justice. Le catéchisme la définit comme une volonté constante et inébranlable de rendre à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Elle est la vertu sociale par excellence, car elle cherche à régler avec équité les rapports entre les personnes. Elle est fondamentale pour une coexistence pacifique. Son but est que chacun soit traité selon sa dignité. Sans justice, les conflits émergent et la loi du plus fort prévaut. L'homme juste est simple et droit. Il établit avec les autres des rapports sincères, sans dissimulation. Il aime et respecte la loi, sachant que celle-ci protège les démunis de l'arrogance des puissants. En effet, il ne peut y avoir de bien véritable pour les uns s'il n'y en a pas pour les autres. Les hommes justes ne sont pas des moralistes qui se posent en censeurs, mais des personnes droites qui ont faim et soif d'équité et qui rêvent de la fraternité universelle dont notre monde a besoin. Ces hommes attirent la grâce et les bénédictions sur eux et sur le monde dans lequel ils vivent. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare le parrocchie e i giovani francesi. In questa settimana di Pasqua, la luce del Signore risorto ci illumini nella ricerca della giustizia per costruire un mondo fraterno. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les paroisses et les jeunes venus de France. En cette semaine de Pâques, que la lumière du Seigneur ressuscité nous éclaire dans la recherche de la justice pour bâtir un monde fraternel. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the virtues, we now turn to justice, which the Catechism describes as the constant and firm will to give their due to God and neighbor. Justice is not only a virtue to be practiced by individuals, it is above all a social virtue, for it is directed to the creation of communities in which each person is treated in accordance with his or her innate dignity. Justice is thus the basis of peace. The practice of justice demands the practice of other virtues, such as honesty, integrity, respect for law, and commitment to the common good. Jesus calls blessed those who hunger and thirst for righteousness. How greatly our world, riven by war and manifest inequality, needs men and women firmly committed to the pursuit of justice, so that the human family can live and flourish in unity, solidarity, and peace. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Specialmente i gruppi provenienti da Svezia, Malta, Corea, Canada e Stati Uniti.
Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Sweden, Malta, Korea, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute betrachten wir die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Sie ist die soziale Tugend par excellence. Der Katechismus der katholischen Kirche erklärt: Die Gerechtigkeit als sittliche Tugend ist der beständige, feste Wille, Gott und dem Nächsten zu geben, was ihm gebührt. Sie ist die Tugend des Rechts, welche die Beziehungen zwischen den Menschen ausgewogen regelt. Indem sie jedem das Seine gibt, nämlich was ihm zusteht, wahrt sie die Würde des Einzelnen und gewährleistet so den Frieden in der Welt. So lebt der Gerechte nach dem Gebot des Evangeliums, dem anderen gegenüber ehrlich zu sein. Er redet wahrhaftig, handelt aufrichtig, achtet die Gesetze, sucht nicht seinen eigenen Vorteil, sondern trägt somit zum Wohl der Gesellschaft bei. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Ogni anno Cristo ci concede la gioia di celebrare la sua resurrezione. La sua vittoria pasquale doni speranza al mondo intero e ci conduca alla vita eterna. Buona Pasqua a tutti voi. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Jedes Jahr gewährt uns Christus die Freude, seine Auferstehung zu feiern. Sein Ostersieg schenke der ganzen Welt Hoffnung und führe uns zum ewigen Leben. Euch allen ein gesegnetes Osterfest. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín,
Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud cardinal de la justicia. Se trata de la virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. Consiste en regular con equidad las relaciones con Dios y entre las personas, dando a cada uno lo suyo, y por eso se la representa simbólicamente con la balanza. La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada, en su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecido. La justicia es un antídoto contra la corrupción y contra otros comportamientos nocivos, como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la luz de Cristo resucitado nos guíe por caminos de justicia y de paz, y la fuerza vivificante de su amor nos haga audaces constructores de un mundo más fraterno y solidario. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim, depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A virtude da justiça faz-nos ver que não pode haver um verdadeiro bem para mim se não existe também o bem de todos. Por isso, a pessoa justa vigia sobre o seu comportamento para não prejudicar os outros. E se erra, pede desculpa. Detesta as recomendações e não vende favores. Ama a responsabilidade e é exemplar na vivência da legalidade. Nenhum de nós sabe se no nosso mundo as pessoas justas são numerosas ou raras, como pedras preciosas. Seguramente atraem graça e bênção, quer para si próprias, quer para a sociedade onde vivem. Não são perdedoras se comparadas com os arranjistas e espertalhões, porque, como diz o livro dos Provérbios, aquele que procuram a justiça e a misericórdia conquistarão a vida, a justiça e a glória. A justiça é fundamental para uma convivência pacífica na sociedade. No mundo sem leis, seria impossível viver. Seria o triunfo do mais forte sobre o mais fraco, como na selva. Sem justiça, não há paz. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese.
invocando per tutti le consolazioni e le luci dello Spirito di Dio, affinché vinti i pessimismi e le delusioni della vita possano attraversare insieme ai loro cari la soglia della speranza che abbiamo nel Cristo risorto. Conto sulle vostre preghiere. Grazie. Essa é a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, invocando para todos as consolações e luzes do Espírito de Deus, a fim de que vencidos pessimismos e desilusões da vida possam cruzar, juntamente com seus entes queridos, o limiar da esperança que temos em Cristo ressuscitado. Conto com as vossas orações. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا، والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على فضيلة العدل في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: فضيلة العدل هي من الفضائل الأدبية الرئيسية، وهي التي تدافع عن الحق فتسعى إلى تنظيم العلاقات بين الناس بالتساوي. هدفها هو أن يعامل كل فرد في المجتمع وفقاً لكرامته، وهي أساسية للعيش معاً في سلام في المجتمع. فبدون العدل لا يوجد سلام، وبدون العدل يسيطر التعسف واستبداد الأقوياء بالضعفاء. الإنسان العادل يجل القوانين ويحترمها، ويعرف أنها حاجز يحمي العزلة من غطرسة الأقوياء، ولا يهتم فقط برفاهيته الفردية، بل يريد خير المجتمع بأكمله، وينتبه إلى سلوكه حتى لا يسيء إلى الآخرين، فإذا أخطأ يعتذر، ويتجنب التصرفات المسيئة مثل الافتراء وشهادة الزور والاحتيال والربا والاستهزاء والغدر، ويحافظ على كلمته ويسدد ما اقترضه، ويدفع للعمال الأجور العادلة، ويحرص على عدم إصدار أحكام متهورة على الآخرين، ويدافع عن سمعتهم. الإنسان العادل مستقيم ويسعى إلى الخير العام وإلى المساواة بين الجميع، ويعمل في سبيل الأخوة الشاملة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. La nostra speranza si chiama Gesù. Egli è centrato dentro il sepolcro del nostro peccato e dagli abissi più oscuri della nostra morte. Ci ha risvegliati e ci ha dato una nuova vita. A tutti buona Pasqua. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. رجاؤنا يدعى يسوع. هو دخل في قبر خطايانا، ومن أحلك أعماق موتنا أيقظنا ومنحنا حياة جديدة. أتمنى لكم جميعا فصحا مجيدا.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kolejna katecheza o cnotach została poświęcona sprawiedliwości. Katechizm definiuje ją jako stałą i trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Dzięki niej każdy jest traktowany zgodnie ze swą godnością. Sprawiedliwość ma fundamentalne znaczenie dla pokojowego współistnienia. W świecie bez praw nie dałoby się żyć, przypominałby dżunglę. Bez sprawiedliwości nie ma też pokoju. Jeśli sprawiedliwość nie jest przestrzegana, rodzą się konflikty i sankcjonuje się nadużycia władzy silniejszego nad słabszym. Ale sprawiedliwość dotyczy też codziennego życia każdego z nas. Człowiek sprawiedliwy szanuje prawo, dba nie tylko o swój własny dobrobyt, lecz pragnie dobra całego społeczeństwa. Czuwa nad swoim zachowaniem, by nie szkodziło innym. Jeśli popełnił błąd, przeprasza. W niektórych sytuacjach jest nawet w stanie poświęcić osobiste dobro, aby oddać je do dyspozycji wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. La Domenica della Divina Misericordia, che cade nei prossimi giorni, ci ricorda il messaggio trasmesso da Santa Faustina Kowalska. Non dubitiamo mai dell'amore di Dio, ma affidiamo con costanza e fiducia la nostra vita e il mondo al Signore, chiedendogli in particolare una pace giusta per le nazioni martoriate dalla guerra. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przypadająca w najbliższych dniach Niedziela Bożego Miłosierdzia przypomina nam o przesłaniu przekazanym za pośrednictwem świętej Faustyny Kowalskiej. Nigdy nie powątpiewajmy o Bożej miłości, lecz wytrwale i z ufnością zawierzajmy Panu nasze życie i świat, prosząc Go w szczególności o sprawiedliwy pokój dla udręczonych przez wojnę narodów. Serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Purtroppo continuano a giungere triste notizie del Medio Oriente. Torno a rinnovare la mia ferma richiesta di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi. Si eviti ogni responsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione.
e si adoperi affinché il più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace. E anche non dimentichiamo della martoriata Ucraina, tanti morti. Ho nelle mani un rosario, un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto nella guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129: del profondo a te grido, o Signore, Signore ascolta la mia voce. E questo ragazzo di 23 anni è morto ad Avdiivka nella guerra, ha lasciato davanti una vita, e questo è il suo rosario e il suo Nuovo Testamento che lui leggeva e pregava. Io vorrei fare in questo momento un po' di silenzio tutti, pensando a questo ragazzo e a tanti altri come lui, morti in questa pazzia della guerra. La guerra distrugge sempre. Pensiamo a loro e preghiamo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i preadolescenti dell'Arcidiocesi di Milano. Venuti a Roma per coronare il loro cammino di formazione catechetica mediante la professione di fede presso alle tombe degli Apostoli. Cari ragazzi, a voi mi rivolgo, sappiate testimoniare con entusiasmo e la generosità propria della vostra giovane età la fedeltà al Vangelo, seguendo sempre Cristo e il mondo. Farete questo voi? Non rispondete? Più forte! Accolgo con affetto i cresimandi della diocesi di Treviso, Cremona e Cuneo Fossano. Con la forza dello Spirito Santo che nella cresima vi conferma come battezzati figli di Dio e membri della Chiesa, possiate essere pietre vive per costruire la comunità cristiana. Saluto altresì il gruppo della Via Crucis di Barille, specialmente esprimendo apprezzamento per l'impegno nella rappresentazione sacra dei misteri della passione di Cristo. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli. A ciascuno auguro di accogliere nel cuore la gioia e la pace, doni di Gesù risorto, e a tutti la mia benedizione. Adveniat regnum tuum, fiat
Ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Et ut nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 3 aprile. Siamo giunti alla 13ª udienza dall'inizio del nuovo anno e il Papa, proseguendo il suo itinerario sulle virtù, oggi si è soffermato a riflettere sulla virtù della giustizia, che è la virtù sociale per eccellenza, così la definisce il Catechismo della Chiesa Cattolica, la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è il loro dovuto. Abbiamo anche sentito il nuovo appello di Papa Francesco perché cessino le ostilità, la guerra in Medio Oriente e nella martoriata Ucraina. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io restituisco subito la linea alla regia.